Buongiorno e benvenuti al nostro consueto appuntamento col CEO Summit Rewind, che va a ripercorrere, come sapete ormai, i temi e anche a riprendere, a rincontrare alcuni dei principali protagonisti dell'evento che si è tenuto lo scorso 2 dicembre 2021. Ovviamente, come al solito, cercheremo di trattare queste tematiche nel modo più approfondito possibile. Quest'oggi vogliamo parlarvi del mondo della digital transformation, di come può aiutare le aziende, le imprese a essere resilienti in momenti di criticità come quelli che abbiamo vissuto anche negli ultimi 2 anni e che in parte a causa delle situazioni di geopolitica globale stiamo vivendo anche oggi. E per farlo, ovviamente, abbiamo uno dei protagonisti dello scorso 2021, della scorsa edizione 2021, ovvero Ezio Russo, che è Vice President e Country Leader Italy di Celonis, a cui diamo il benvenuto e grazie Ezio di essere con noi oggi. Grazie a voi, Vito. Per me è veramente un grande piacere e onore oggi essere qui con te e con tutti voi. Buongiorno a tutti. Quindi, insomma, vogliamo capire bene come Celonis organizza e gestisce, insomma, le sue attività, ma prima di tutto vogliamo sapere da te, insomma, che cosa ti ha portato in Celonis, perché sappiamo che tu hai una lunga storia come manager di imprese, di aziende che aiutano le realtà un po' di tutto il mondo, diciamo, nel sviluppare le proprie capacità, le proprie potenzialità tecnologiche, ma proprio l'anno scorso hai deciso di puntare su Celonis e sull'apertura, sulla startup, potremmo dire, della sede italiana. Che cosa ti ha portato in Celonis? E che cosa ti ha portato a scommettere su una nuova idea di digital transformation per le aziende italiane? Beh, grazie per la domanda. Beh, sicuramente, come tutti, io non conoscevo Celonis e non conoscevo l'ambito dove lavoravo, appunto il mondo Celonis. Ho avuto il piacere e l'onore di essere contattato direttamente da un mio ex top manager dove lavoravo precedentemente, dove ero a capo in Italia della Salesforce, dove ho contribuito allo sviluppo from scratch da zero 10 anni fa di Salesforce in Italia. Lui era il numero tre mondo, ha investito su questa bellissima realtà tedesca e 6 mesi, un giorno, rispettando il periodo di non solicitation, mi ha offerto l'opportunità di andare a risviluppare un mercato ripartendo, diciamo, da zero. Quello che mi ha appassionato maggiormente è stata la qualità della piattaforma, della soluzione, e soprattutto quali erano gli obiettivi che si ponevano, che sono esattamente in linea con quello che è il mio personale obiettivo, è quello di aiutare le aziende italiane ad essere delle aziende di successo. Ecco, diciamo che aiutare le aziende italiane a essere aziende di successo è complicato, nel senso che bisogna prima fargli capire, no, immagino, il valore della vostra attività e di quel mercato che è l'Execution Management Systems di cui si occupa Celonis e nel quale Celonis a livello globale è leader. Quindi voglio chiederti cosa significa oggi portare le aziende italiane verso la digital transformation e qual è stato poi il riscontro che avete avuto in questi ultimi 12 mesi. Allora, parto dall'ultimo punto. Il riscontro è stato veramente molto, molto positivo. Il mercato ha risposto più di ogni rosea nostra aspettativa. E il nostro obiettivo è quello, è il motivo del quale siamo un'azienda di successo. Pensate che stiamo crescendo triple digit anno su anno e presto diventeremo, se anche quest'anno, il nuovo anno che è partito, confermeremo questa crescita, saremo l'azienda software con la più alta e rapida crescita della storia. Non tanto per la bontà della soluzione, ma soprattutto per la fiducia che molti clienti stanno riponendo in Celonis. L'importanza di Celonis è quella che, a differenza di qualsiasi altra soluzione software che mi ha visto protagonista anche negli ultimi 25 anni, è una soluzione che restituisce in maniera oggettiva, in maniera tangibile, del valore. Valore inteso economico, quindi grazie a un efficientamento di quelli che sono i processi aziendali.
processi in qualsiasi ambito aziendale, in qualsiasi dipartimento, in qualsiasi business unit. Quindi se non si va a individuare dove sono le sacche di inefficienza, dove sono tutte quelle azioni manuali che oggi, o i rework piuttosto che i colli di bottiglia, diciamo tutti gli scostamenti da quel processo ideale che è stato disegnato, noi non sostituiamo nessuna applicazione software esistente, ma andiamo a valorizzare tutto il parco installato, efficientando le prestazioni degli stessi, quindi di tutte le fonti sorgenti dove il processo viene attraversato, e restituiamo in valore tangibile dei ritorni importantissimi. Parliamo anche di decine di milioni di dollari. Ecco il motivo per il quale abbiamo avuto questo successo, perché andiamo a toccare sensibilmente i bilanci aziendali e quindi portando grandi saving, grande efficientamento, free cash flow piuttosto che crescita, comunque grande efficientamento che oggi le aziende italiane stanno apprezzando e tutte le aziende nel mondo. Ecco, ma quindi l'Italia è pronta a efficientarsi, diciamo, in qualche modo, anche perché molto spesso un errore, secondo me, che si fa, e forse proprio la parola digital transformation è fuorviante in questo senso, è che quando uno pensa a digital transformation pensa a investimento in innovazione. Invece, come ci stavi dicendo tu adesso, prima di tutto c'è efficientamento e valorizzazione di quello che si ha. L'Italia è pronta? Allora, l'Italia, secondo il mio modesto parere, è pronta, lo è pronta ormai da diversi anni, e sono stato protagonista anche in altre realtà multinazionali dove hanno avuto grande successo in Italia, e perché la risposta alla domanda che arriverava dal mercato è sicuramente rivolta a questa digital transformation. Ma è corretto il tuo commento? Molto spesso gli errori che sono stati commessi nel passato è quello che arrivava una nuova soluzione software in qualsiasi ambito e si pensava che sostituendo con la nuova soluzione avrei risolto i problemi. Oggi, e per me è stata una grande scoperta, una grande lezione per me di vita, soprattutto professionale, perché ho imparato grazie a Celonis che molto spesso le sacche di inefficienza non sono strettamente legate all'applicazione software esistente, ma come io sto eseguendo i miei processi, perché idealmente vengono disegnati dei processi, quindi una sequenza di eventi che devono, di step che devono essere seguiti all'interno di un processo, processo di acquisto, processo di vendita, processo di pagamento delle fatture, qualsiasi esso sia. Nelle aziende siamo circondati da processi, da procedure, che però, ahimè, il comportamento, il behavior delle persone, per mille motivi, non per negligenza, ma per mille motivi, ci si allontana. E questo scostamento è un costo importante, sono ore lavoro in più, manualità in più, quando invece soltanto, a me piace usare un esempio, Celonis è come se facesse una radiografia ad alta risoluzione, ti restituisce il tuo stato di salute. A me piace anche fare un esempio, come se ti dovesse restituire l'analisi del sangue, ti restituisce un valore che tu oggi non conosci. Celonis ti fa conoscere quello che non sai, e scopre tutte le sacche di inefficienza e te lo dimostra, e ti dice: hai il colesterolo alto, caro cliente, ma poi Celonis ti accompagna nel farti rientrare nei tuoi parametri di colesterolo, quindi in un ottimo stato di salute che ti consente di poter crescere. E poi tutti i ritorni che noi genereremo, il cliente li potrà reinvestire sotto forma di digital transformation o di innovazione aziendale. Quindi poi ci saranno le aziende che magari ne faranno solo un profitto, tutto ciò che è quello che riusciremo a restituire in sotto forma di valore economico, quindi un importante ritorno dell'investimento, oppure quota parte potrebbe essere reinvestita sull'innovazione. Ecco, in questo senso è molto interessante, secondo me, anche la differenza che tu sei andato a fotografare o a radiografare, diciamo,
per essere allineati con quello che stavi dicendo, ovvero che spesso quando si parla anche in questo caso di innovazione, di digital transformation, di rivoluzione industriale o industry 4.0, potremmo dire, per richiamare appunto anche a livello politico legislativo delle insomma, un aggiornamento normativo che ha aiutato e agevolato le aziende, si parla, si accosta anche il discorso della riduzione del personale, perché molto spesso si pensa che investire in innovazione voglia dire anche ridurre forza lavoro. Invece in questo caso, come ci stavi dicendo tu, non è questo il senso del discorso, ma è capire come ridare a quella forza lavoro una migliore qualità della vita, quindi una maggiore sostenibilità del business. Esattamente, corretto. Ti faccio i miei complimenti perché hai fatto una sintesi perfetta, tant'è che mia abitudine è molto spesso dico che Celonis si pone in supporto anche del singolo utente, e a me piace chiamarlo l'assistente virtuale, l'assistente digitale che tutti i giorni, in tutti i momenti, ti notifica attraverso delle push notification quelle che devono essere le migliori azioni che devono essere intraprese. Quindi se in passato le azioni di process mining venivano vissute come degli strumenti di controllo, oggi grazie all'execution management system di Celonis, di cui noi siamo leader di mercato, siamo stati coloro che hanno inventato l'execution management system, questa nuova categoria di software, ebbene si pone al fianco degli utenti, delle persone che quotidianamente ricevono i migliori suggerimenti per ridurre la loro mole di lavoro, e poi si pongono al fianco di tutti i sistemi informativi che oggi performano in una determinata maniera ed eseguono i processi in una determinata maniera, quando grazie agli automatismi, perché noi facciamo anche automazione nel back-end, quindi nella parte core dell'azienda, e quindi andiamo ad efficientare i processi. Quindi abbiamo la ricetta, abbiamo il secret sauce, come da un lato vado a individuare dove sono le problematiche attraverso quella radiografia o quell'analisi del sangue, ma dall'altra abbiamo gli strumenti per andare ad efficientare. Quindi abbiamo, diciamo, quello che mi entusiasma di più, che negli ultimi 25 anni che mi ha visto protagonista nel mondo del software in grandi multinazionali come Salesforce, come Oracle e tante altre, per la prima volta nella storia, sempre per l'amore verso i miei clienti, mi ritrovo a posizionare, ci ritroviamo io e tutta la mia organizzazione, una soluzione che con certezza individua quelle che sono oggi il tuo stato di salute, quindi le sacche di inefficienza, e con certezza in un tempo piuttosto breve riusciamo a restituire valore. Ecco qui il motivo del quale abbiamo grande successo in questo momento. Tra l'altro al CEO Summit 2021 si è parlato moltissimo, no, di come riuscire a generare valore in maniera sostenibile, un po' quello che stavi dicendo tu anche adesso, e come abbiamo visto in questi primi due mesi del 2022 e come era stato anticipato anche nel corso della manifestazione, il work-life balance o comunque la qualità della vita della forza lavoro risulta essere uno dei trend che guideranno i prossimi mesi. Dal vostro punto di vista, quale sarà quindi l'obiettivo o gli obiettivi che vi ponete, vi porrete per aiutare le aziende sempre di più in questo senso? Beh, un obiettivo principale in ambito sostenibilità, grazie soprattutto ai nostri clienti, abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti, grazie all'ascolto dei nostri clienti ci siamo resi conto quanto questa soluzione oggi contribuisce alla sostenibilità aziendale, e quindi restituendo parametri, restituendo KPI che certificano quanto la mia azienda si sta avvicinando a quella maggior sostenibilità, che poi saranno dati in oggettivi che potranno essere messi all'interno del bilancio di sostenibilità, perché grazie all'efficientamento della sequenza degli step, quindi di questo famoso processo, le aziende vanno a scovare, grazie ai nostri strumenti di analytics, vanno a vedere quali sono state le cause negative. Faccio un esempio banalissimo in ambito supply chain, piuttosto che uno più
camion che devono trasportare verso una destinazione una determinata merce, piuttosto che andare non a pieno carico, oggi grazie all'execution management system si può far sì che, anziché far viaggiare due camion che facciano più o meno la stessa strada e quindi doppia massa di CO2 immessa nell'ambiente, quindi io riesco ad efficientare sia un KPI di sostenibilità sia un KPI legato al saving, così come posso altresì gestire, tenere monitorato la lista dei miei fornitori che mi consegnano in ritardo sono fornitori meno sostenibili, quindi io posso intraprendere delle partnership e posso creare una nuova community di clienti Celonis che con un comune obiettivo che è quello rivolto per esempio alla sostenibilità. Secondo aspetto è quello che dicevamo nella prima parte, che quella sicuramente è l'efficientamento, cioè fa crescere il valore delle prestazioni dei singoli e quindi magari anziché lavorare 10-12 ore al giorno, ridurre il numero di ore lavorato perché la performance delle persone con un orario ridotto riescono a performare esattamente come performano oggi. Quindi riuscire ad migliorare la qualità di vita all'interno delle aziende, perché se oggi io con 6 ore faccio quello che oggi faccio in 12 ore, ho 2 ore che posso dedicare ad altro, al wellness, la mia e a tant'altro. E diciamo questi valori soprattutto a causa o se vuoi per i 2 anni che abbiamo appena passato sono stati ripresi e sottolineati, quindi sono stati forse anche compresi molto di più, cioè l'importanza poi di lavorare un numero di ore che non occupi tutta la giornata ma che lasci spazio anche alla vita personale e privata dei lavoratori è stato ed è uno dei temi più importanti che le aziende stanno e si sono trovate a dover gestire, a trattare, diciamo, nell'ultimo periodo. Perciò crediamo sia molto importante e anche gli spunti che ci hai dato speriamo che vengano ascoltati e seguiti sempre di più dalle aziende italiane in primis e poi in generale a livello globale. Ti ringraziamo perciò di essere stato con noi e speriamo ovviamente presto di tornare a parlare con te. Grazie a voi, buona giornata e a presto. Ringraziamo quindi Ezio Russo, ricordiamo Vice President and Country Leader Italy di Celonis, lo ringraziamo chiaramente di essere stato con noi. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere aggiornati sui nostri eventi attraverso i canali social, LinkedIn, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, Business International Events e ovviamente anche attraverso il nostro sito ufficiale businessinternational.it. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta.